che insomma la manderemo. Eccoci, siamo in live, siamo in live. Prego di prepararsi il socio Fabio Terferi. Programma, Presidente, quindi qualsiasi mia variazione sul tema, dove parlo qua, scusi, potrebbe essere interrotto da lei, la variazione c'è, innanzitutto l'atmosfera, io vedo qua delle persone che se parlate con questo estensionista è devastato nel suo investimento, si lamenta ed è curioso. E poi vedo un'ostentata calma della Presidenza, di questi signori che non conosco, presumo che sia un notaio, e che voi colcate una calma straordinaria. Io vengo da Genova come il dottor Profumo, conosco benissimo il dottor Profumo, la vita che ha fatto, era un ex casellante, studiava di sera, si è fatto da solo, un uomo molto importante, però un uomo completamente inadatto a gestire questa situazione perché è indagato di frode fiscale. Quindi viene con un curriculum che potrebbe essere giusto in questa situazione. Cosa dire? Io di Genova, è una banca, San Giorgio, forse più antica del Monte dei Paschi di Siena, siamo lì. Forse, non so. No. Qualcosa di... Non interrompiamo, lasciamolo È più parlare. antica il Monte dei Paschi? Procrastinare la morte, portarsi avanti, la sicurezza. Questa banca era una banca florida, era una banca straordinaria. Nel 95 è stata, chiamiamola privatizzata, queste parole che ormai non hanno più assolutamente il significato che avevano, è stata politicizzata. È entrato un partito dentro con una fondazione nominata da, sapete benissimo, comuni, regioni e province. Sono entrati il PD, ex DS, che ha governato questa regione per 40 anni. Da lì è stato compiuto dall'inizio lo scempio totale di questa banca. C'è stato privatizzato, un SPA, portata in borsa, fondazione, cominciato ad allargare al mercato. Quando non si hanno i concetti si parla del mercato, ma il mercato chi sono? Chi è il mercato? Chi gioisce? Il mercato che rimane sbigottito, il mercato che perde. Il mercato sono i soliti squali che entrano nelle situazioni, nelle SPA, nelle società, e parliamo di soliti caltagirone, gnoti, sono sempre gli stessi. Questi entrano, investono e vogliono dividendi. Per dare i dividendi questi signori hanno disintegrato una delle più belle banche del mondo. Si sono venduti tutto, sono venduti i loro capitali. Sono venduti le banche, sono venduti i palazzi a Roma, sono venduti le tenute, sono venduti la Cassa di Risparmio di Prato, sono venduti tutti i gioielli e hanno pian pianino spolpato un'azienda che prima della privatizzazione del 95, se ricordo bene, sia molto attento, mi preceda, aveva un valore. I 20 miliardi di euro, adesso siamo sotto i 2, forse manco sotto. Io ho delle azioni che sono state date per dare la vista, ho perso 3 euro. Lei capisce che di Genova 3 euro sono importanti. Sono qua per... Poi, che cosa è successo? È successo che si è preso la mano, le vendite continuavano e poi queste operazioni di venite all'Antonveda, sapete meglio di me, non voglio venire a fare il professore per nessuno, io faccio un altro mestiere. Però l'Antonveda si costa 3, si paga 10, si prende il passivo di una banca, lo si incamera dentro la banca,
E allora tutte queste operazioni fanno sì che una banca così scompaia piano piano. Ora, io sono andato qui a dirgli una cosa. Lei, come presidente, doveva essere la prima cosa che doveva fare è aprire un'inchiesta, perché qui siamo in un caso che va oltre la Parmalat. Io ero stato chiamato alla Parmalat proprio perché 2 anni prima che fallisse andavo negli stadi, facevo i miei spettacoli, facevo vedere il bilancio, dicevo un'azienda fallita. Lo sapevano tutti che era fallita la Parmalat, ma l'unico che poteva dirlo ero io, probabilmente, perché era una persona libera. Il disastro di questa banca lo sapevano tutti, media e assolutamente giornalisti e gente della finanza. Quindi ci sono due problemi. Qui, se la Presidenza avesse un comportamento corretto, si dovrebbe aprire una commissione, chiamare tutti i segretari del PD dal 95 a oggi e fargli delle domande, perché qui abbiamo un buco di 14 miliardi di euro, 28 mila miliardi di lire, oltre la PAN. Qui siamo anche uno scandalo come Craxi e insieme a quello che è successo. Socio Grillo poi mi dirà, socio in rappresentanza del socio Cugliotti, mi dirà dove ha recuperato il numero dei 14 miliardi di euro. Sì, poi lo dico. Sì. Nei 4 minuti e 28 che le rimangono. Sì, però mi faccio andare avanti. Sì. Abbiamo un buco di 14 città dei numeri, no, non abbiamo un buco, vabbè, per precisione, non abbiamo assolutamente questo buco. Vabbè, ma ora vediamo, perché il problema è che mancano, c'è un buco notevole, se non saranno 14 saranno 13 e 8, cosa dice lei, dove va? Adesso mi deve aiutare. Allora, aperta, una commissione aperta, e poi c'è anche una domanda. Chi ha controllato? Chi doveva controllare queste cose? Siamo sempre le solite. La Banca d'Italia, chi c'era? Draghi? Chi doveva controllare? La signora Tarantola, capo della vigilanza di Banca Italia? Chi ha controllato? La Consob? Tutta gente che fa un altro mestiere che controllare. Qui siamo veramente a uno dei buchi più grossi che ci siano oggi in Italia, credo in Europa. Abbiamo bisogno di risposte, e la risposta è questo signore che viene, con le referenze che abbiamo detto prima, che va in giro a cacciare, ad aprire cassaforti, a vedere dei derivati e a mettere nel patibolo questo Mussari, che io ci ho parlato una volta, non sa nulla di banche, ma non è il suo compito, non sa nulla di banche. Quindi immaginate che non sa neanche fare un bonifico e sentirlo parlare di derivati, che nessuno sa cosa sono, perché investono su derivati, ma se andate a vedere la curva di Scholes, è un anagramma di formule da malati di mente. Infatti Scholes, aveva quello che ha inventato i derivati, ha aperto una sua società, ha investito in derivati e è fallito in 6 mesi, pensate un po'. Quindi si può ancora fare così. Questa bisogna darci una... creare una fine, poi essere recuperato il deficit, una parte del deficit, essere di 3,9 miliardi, devono essere messi dal popolo italiano, mi sembra una delle più grosse ingiustizie. Le aziende falliscono, tutte le aziende falliscono. Il mercato, la legge di mercato dice questo: se vai male, sei gestito male, vai male. Se mancano i soldi qualcuno li ha presi. Qui siamo in una distorsione dove un partito è diventato una banca e una banca è diventata un partito. Devono tirare fuori che saranno 12, 11, mi aiuti, 14, niente, siete a pareggio. Bene, questi soldi devono essere tirati fuori, non dal 3,9 miliardi presi dai cittadini italiani, dall'IMU, dalle persone che sono fuori a protestare. Questa è un'azienda che dovrà licenziare migliaia di persone tra breve, è un'azienda che dovrà riscattarsi in qualche modo, ma non si riscatterà avendo una gestione come queste persone qua. Quindi io vi auguro di cercare di resistere a questa cosa, e io vorrei, come azionista, come cittadino, come persona, fare chiarezza, perché questi soldi ci sono, chi li ha presi
Allora li mettiamo su un banco degli imputati e devono essere processati dall'opinione pubblica, dai risparmiatori e dai lavoratori, che non devono rimetterci una lira neanche il posto di lavoro. Io ho finito. Grazie, socio Grillo. Sì. Sì. Venga a parlare il socio Perseri, per cortesia. Ha finito con 40 secondi.